gradi più elevati di quelle reali. Le città più calde di Milano, Firenze con 34 gradi, ma fino a 38 per cento, 33 gradi a Perugia, 31 a Roma. Andrà peggio domani, qui siamo a Milano, in piazza San Babila, nel pieno centro cittadino, sono le 14. E guardate, la colonnina di Mercurio segna più 32 gradi e oltre, ma le temperature percepite sono ben superiori a quelle che ci a Villa Certosa, dunque anche io. E tu pensa che c'è gente che ci crede veramente, ormai io non lo so, sul serio, c'è chi pensa che quella roba lì sia vera. Ecco, guarda, quello lì per esempio, com'è che si chiama? Penserai mica che esiste veramente, no, dico come persona, intendo. L'hai mai incontrato tu per davvero? Invece di dire cazzate, lo sai che giorno è oggi, vero? Sì. Oggi vai da lei. Esatto. E tu sai quello che devi, anzi, quello che non devi fare. Neanche se vengo e mi nascondo. Vabbè, ho capito. Non ti preoccupare. Vi lascio soli. Bravo. Tu oggi te ne stai a casa e non mi vieni dietro come al solito, ok? Sul fatto che la maggioranza ha votato per questa maggioranza e che al di là di polemica riscuote il 70%. Ok! Ma sì, ti ho detto, vai pure dalla tua amica, io ti aspetto qua, buono buono. Se ormai il fuori di noi non mi sembra più lunga, mortificare il suo nome reale, insomma. Che cazzo stai facendo? Mi stai prendendo per il culo? Ti avevo detto di stare a casa. Ehi, tranquillo. Ma che cazzo ci avete oggi tutti quanti? Qua non c'è né uno che mi dà da accendere. Tu sei nervoso come una bici. No, io non sono affatto nervoso. E la gente che non ti dà da accendere è perché sta andando a lavorare, come me. Hai presente questa parola, lavoro? Ehi, mi avete rotto tutti, va bene. Va, va al tuo cazzo di lavoro, va. Bravo, finalmente l'hai capito, eh? E non mi seguire! Thank you.
E comunque ti volevo dire che non c'è bisogno di essere maleducati, che se il lavoro ti fa diventare stronzo è meglio starsene a casa. Hai capito quello che ti ho detto? Ecco, bravo, fai finta di niente. Almeno trovassi da accendere. Cosa? Tutto a posto, Mario? Ah, sì, sì, tutto bene. Sicuro, eh? Allora continua così che vai bene. Ci stiamo tirando, eh? Mi sa che si va gnocca stasera. La gnocca, la gnocca. Vabbè, Marione, divertiti anche per me, ok? Ciao Mario, entra! Che meraviglia, grazie! Lo sai che sei l'unico che mi regala i fiori? Li metto qui. L'acqua! Come dici? Ci vuole l'acqua, se no muoiono. Le piante sono delicate. Che sciocca. Ce la metto subito. Intanto accomodati di là. Stai in piedi, come preferisci. Ma lei la guarda la TV, dottoressa? Qualche volta. Perché? Ma dice che faccio bene a guardarla io. Beh, se c'è qualcosa che ti piace, perché no? Perché me lo chiedi? No, no, niente, così. Senti Mario, perché non mi racconti come stai? Bene. E la tua nuova casa? Ah, tutto in ordine. Lei l'ha vista, no? Bella. Sì, è bella. Mi sono ricordato di pagare l'affitto ieri, con un giorno di anticipo, scadeva oggi. Molto bravo, passi da gigante. E il lavoro? Mi piace. Oggi abbiamo fatto un prato bellissimo. È bello quando il prato è pari pari. E ci vai tutti i giorni? Ah, non ne ho saltato neanche uno. Mai. Molto bene.
E con lo Zyprexa come siamo messi? Abbiamo calato la dose da 50 a 25, vero? È un mese. Disturbi? Nessuno. Allucinazioni? Sparite, tutte. Anche Walter? O lui lo vede ancora? Anche lui, dottoressa. Sparito. Hai visto che ho trovato da accendere? Che mi importa dentro?